A me dispiace tantissimo che loro non siano andati. È chiaro che per noi a livello mediatico è stato un vantaggio, perché il fatto che la nazionale maschile non sia in Russia, mentre noi nel momento in cui iniziano i mondiali là ci qualifichiamo per Francia 2019, ha spostato l'interesse sul calcio femminile, e devo dire che da questo punto di vista ne sono molto felice. Una qualificazione storica, quella femminile, che arriva dopo un'attesa di 20 anni e che è frutto però di un lavoro intenso fatto negli ultimi mesi proprio dal nuovo commissario tecnico, Milena Bartolini, che sabato era a Rimini per parlare del lavoro svolto davanti agli allenatori italiani presenti a The Coach Experience. Un lavoro fatto soprattutto a livello di mente, trasformando una squadra più difensiva in offensiva. La qualificazione arriva alla fine di un percorso caratterizzato da 7 vittorie in altrettante partite e che può permettere al movimento femminile del calcio di crescere di più, come avviene da tempo negli altri paesi. Vincere aiuta, soprattutto perché porta l'interesse dei media, e chiaramente più tu mandi messaggi positivi, in questo caso sulle ragazze che giocano a calcio, sicuramente vai a incidere anche sul pensiero collettivo, sulla voglia delle bambine di iniziare, su anche l'interesse da parte del pubblico. Quindi credo che questa vittoria possa aiutare a lanciare questo movimento che ha tante potenzialità.